38ª edizione dei Nastri d'Argento. Siamo in compagnia di Laura Dellicolli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Buonasera Laura. E grazie. L'ho detta tutta. Va bene, per la prossima volta. Laura, che edizione è quella di quest'anno? Allora, un'edizione numero 78, che vuol dire meno due anni ai nostri 80 anni. Portati bene. È importantissimo, portati bene, perché tutto sommato riusciamo a essere anche molto vivaci, questo ci fa piacere. Direi un'edizione che è siglata da molto talento giovane e un po' dal ritorno di attenzione al cinema civile, perché questo successo di Matteo Garrone, anche il tema del film di Paola Cortellesi, poi Palazzina Laff, sono tre titoli che hanno avuto veramente un grandissimo consenso. I giornalisti che hanno votato sono stati 100, quindi insomma tutto viene scelto nell'urna del notaio, ed è significativo che ci sia stata questa attenzione, questa ripresa forte, anche di un'attenzione legata alla cronaca, al costume, insomma anche un po' alla storia di questo paese, di un problema. Poi guardano questi film. Possiamo dire dei film coraggiosi? Sì, dei film coraggiosi, molto. Quello di Matteo Garrone parla da sé, perché è stato un film, tra l'altro, girato anche, insomma, in maniera, come dire, un po' azzardata, cioè loro veramente hanno fatto gli stessi percorsi dei migranti, hanno seguito questi ragazzi con i loro sogni proprio per raccontare un altro punto di vista. E sono contenta che abbia preso anche dei premi tecnici, perché dietro la storia c'è anche questo grande rischio che hanno corso andando appunto lungo il deserto, davvero attraversando questi paesi in condizioni molto molto difficili, quindi la fotografia, poi il montaggio, il suono addirittura, insomma sono tutte caratteristiche che sono state riconosciute e insomma per noi è stata una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, un'edizione che attesa tanto lavoro. Posso chiederti come la vivi? L'emozione che si prova ogni volta? Ogni anno c'è un'emozione grandissima. Io penso che quando si accenderà tra poco lo schermo vedrete le immagini che abbiamo messo insieme in un minuto, veramente è un montaggio molto forte, molto, molto emozionale, diciamo. Ma io spero che tu faccia venire proprio la voglia di andare a vederli questi film, perché basta vedere quegli sguardi, quelle facce, e, insomma, ti appassioni veramente all'idea di dire vediamo il cinema sul grande schermo. Noi stiamo sostenendo la campagna del Ministero. Cinema Revolution. La rivoluzione continua, come dice lo slogan. Non so se questa rivoluzione sia andata benissimo la prima volta, ma comunque è partita bene. Adesso saranno alcune settimane in cui sarà un'estate, insomma, i film ci sono. Mi piacerebbe che non fossero solo dei film americani ad attirare un po', insomma, anche l'attenzione, ma magari chissà perché no. Proprio i film che sono passati in nastro. Assolutamente. Perché tutto sommato, ecco, se i premi servono a qualcosa, io credo che debbano servire proprio anche, come dire, a recuperare dei film che abbiamo perso. È proprio così. Grazie, grazie Laura Dellicolli, grazie.